Buongiorno e buona giornata, di nuovo buon fine settimana a voi tutti, cari amici. Allora, più tardi arriverà, almeno credo, un video dove andremo a commentare assieme le puntate della notte passata di SmackDown e di 205 Live. Ma adesso concentriamoci sulla card attuale, che è già bella piena, ricca, zeppa di match di WrestleMania 36, che ricordiamo per la prima volta in 36 anni sarà senza pubblico e pre-registrata, e soprattutto dal Performance Center. Allora, Rhea Ripley vs Charlotte Flair per il massimo titolo femminile di NXT detenuto da Rhea Ripley, Brock Lesnar contro Drew McIntyre per il titolo WWE detenuto da Lesnar, confermato Goldberg contro Roman Reigns, con Goldberg attuale campione universale di SmackDown, Becky Lynch contro Shayna Baszler per il titolo femminile di Raw detenuto da Becky Lynch, John Cena contro The Fiend Bray Wyatt in un Firefly Funhouse match, Bayley contro Lacey Evans contro Naomi contro Sasha Banks contro Tamina in un Fatal 5-Way Elimination match per il massimo titolo femminile di SmackDown, The Undertaker contro AJ Styles in un moderno, diciamo, Buried Alive match, ovvero Boneyard match, Kevin Owens contro Seth Rollins, John Morrison and The Miz contro New Day, Big E e Kofi Kingston contro gli Usos, Jey Uso e Jimmy Uso in un Triple Threat Ladder match per le cinture di coppia di SmackDown detenute da John Morrison e The Miz. Gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford contro Andrade e Angel Garza con l'assistenza di Zelina Vega, match 2 contro 2 valido per le cinture di coppia di Raw detenute dagli Street Profits, Aleister Black contro Bobby Lashley con l'assistenza di Lana, Elias vs King Corbin, Edge contro Randy Orton in un Last Man Standing match che, ribadisco, perde colui che rimane al tappeto per un conteggio di 10 secondi da parte dell'arbitro, e infine Sami Zayn contro Daniel Bryan, match singolo per il titolo intercontinentale detenuto da Sami Zayn. Ricordo a conclusione del video che appunto andrà in onda la kermesse di quest'anno di WrestleMania sul WWE Network in lingua originale nella notte tra sabato e domenica lunedì 4 e 5 aprile in Italia. È possibile acquistare un ticket unico per assicurarsi le serate del 4 e 5 aprile, credo a 15 euro il ticket. Quindi è davvero tutti. Buona WrestleMania a tutti. Settimana prossima arriveranno i fantastici pronostici di WrestleMania 36. Grazie a tutti e alla prossima. Lo sapete, mi trovate su YouTube, Facebook, Instagram, costanti aggiornamenti sempre tutto il giorno, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutto l'anno. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!